Lelian, si pensa a questa sfida con il Perugia, Perugia, Massimo Oddo, Pescara di Massimo Oddo, evoca bei ricordi per te? Sì, sì, abbiamo passato dei momenti bellissimi e qualche momento anche un po' meno bello, diciamo, però sarà un piacere ritrovarlo il mister, però purtroppo è una partita di calcio dove noi vogliamo fare risultato, quindi sarà bello vederlo prima della partita, dopo dobbiamo pensare a noi stessi. Massimo Oddo alla guida del Pescara, al suo fianco c'era proprio Luciano Zauri. Quali sono le differenze tra i due allenatori, non solo da un punto di vista tecnico ma anche caratteriale? In cosa sono diversi, se sono diversi in qualcosa? No, devo dire la verità, sono molto simili anche nel modo di fare e di lavorare, quindi sono tutti e due ottimi allenatori. Per il mister questo è il primo anno, invece il mister Oddo è già qualche anno che allena, la differenza è solo quella. Però in panchina vediamo Oddo agitarsi spesso, Luciano Zauri un po' più freddo da questo punto di vista. Sì, sì, no, sotto quel punto di vista lì sì, sono due caratteri un po' diversi, diciamo, però tutti e due sono due che ci tengono molto, quindi sarà una bella partita, diciamo. Il Pescara di Massimo Oddo e il Pescara di Zauri, quali differenze e se ci sono delle analogie tra quella squadra e quella di oggi? Quella squadra, pensarla ad oggi, c'avevamo, penso, secondo me, una delle squadre più forti, perché se penso a Torreira, Mandragora, Verre, Caprari, La Padula, Mitrita, veramente era una squadra forte, secondo me. Questa è una squadra diversa, diciamo, però anche questa secondo me può dare grosse soddisfazioni. L'inizio della stagione tutti parlavate di questo obiettivo primario della salvezza, prima la salvezza poi si vedrà. Adesso a distanza di qualche settimana, con risultati anche diversi, si può alzare un po' l'asticella? Ma secondo me, l'ho detto forse anche un po' di tempo fa, è sbagliato parlare di obiettivi. Secondo me è meglio parlare settimanalmente, pensare a settimana dopo settimana, lavorare duramente tutti i giorni e ragionare a settimana invece che a lungo periodo.